Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Beh, parliamo di politica, cominciamo questo viaggio verso le elezioni del 4 maggio, anche perché oggi è una giornata che ancora una volta ci restituisce l'immagine di una Calabria terribile, tremenda, operazione della DDA di Catanzaro, dell'ottimo procuratore Gratteri, 169 arresti, presidente della provincia di Crotone, sindaci, insomma c'è veramente un macello di roba, tutta questa... il sistema anche di alcune come dire, aziende agricole, prodotti che finiscono, vengono gestiti, poi c'è questo rapporto con la Germania, insomma, ancora una volta se fate caso e guardate un po' i siti di tutti i quotidiani nazionali, la Calabria è in cima alle notizie, la notizia di priorità A, come si dice in gergo, quindi passa. E poi giù la sfilza dei nomi, dei collegamenti, di quello che è successo, quello che facevano, le intercettazioni telefoniche. Noi abbiamo sentito alcune intercettazioni telefoniche allucinanti che ci restituiscono istantanea di questa regione che, mamma mia, non se ne può più. È chiaro che in questa competizione elettorale, come dice Gratteri, attenzione ai partiti, controllate, guardate, rifiutate i voti della mafia perché... si stanno attrezzando le cosche, è un'operazione, un appuntamento topico, importante, ghiotto, quello della competizione elettorale. Allora cercano di infiltrarsi, di rendersi disponibili nei confronti dei partiti, quanto non direttamente con i loro uomini candidati. Quindi questo spetta alla politica, deve saper far pulizia al suo interno. Le forze politiche devono stare molto attenti, devono vagliare con grande cura ogni persona che si rivolge a loro dicendo guardate che io sono pronto a fare campagna elettorale. No, fermati, dimmi un po' chi sei, voglio sapere la tua storia, voglio sapere come e in che modo hai intenzione di muoverti e soprattutto in quali ambienti ti muovi. Il voto deve rimanere fuori, svincolato, ma purtroppo tutto ciò che è successo nel passato ci dice il contrario, cioè che le consorterie criminali in qualche modo trovano sempre l'occasione per infilarsi. Noi però pensiamo, lottiamo, ci impegniamo per restituire alla politica il suo ruolo, lontano da queste operazioni, da questi tentativi di inquinare, sporcare tutto. Non si può sporcare tutto in questa regione, basta, insomma. Ognuno di noi deve fare la sua parte in questo. Ma entriamo in politica perché già avete sentito i leader, ci sono varie promesse, uno caccia il canone, l'altro ci dà 1.000 euro per le pensioni, l'altro ancora organizzerà un futuro per questa terra meravigliosa, insomma. Ne abbiamo sentito, cominciamo a sentirne, ma sono slogan chiaramente, che servono per catturare l'attenzione, intercettare il sistema mediatico e finire nelle prime pagine, perché ancora la battaglia vera e propria non è iniziata, perché inizierà al momento in cui scenderanno in campo i candidati. Già, scenderanno in campo i candidati. Chi si rivolgeranno ai partiti? Chi metteranno in campo i partiti? Chi metteranno in campo i partiti? Carlo Guccione, chi metterà in campo il partito, per esempio il Partito Democratico? Credo che sono al lavoro i segretari regionali che domani credo incontreranno Renzi per fare una prima verifica dei nomi e delle alleanze che ci sono regionalmente, perché una difficoltà che abbiamo noi è quello che sostanzialmente una legge elettorale fatta per creare coalizioni, noi stendiamo ad avere al momento delle alleanze per comporre la coalizione e quindi anche la difficoltà di fare nomi deriva anche da questo, perché prima che non si chiude il quadro delle alleanze, ovviamente poi le candidature nei collegi e nei listini va fatto insieme alla coalizione, quindi abbiamo un momento di riflessione. Domani credo che inizierà l'iter formale. Si vaglieranno le proposte? Sì, cominceranno a vagliare le proposte che sono emesse dal territorio e cominceranno anche a fare una discussione per
i criteri di selezione. Prima, scusi, prima di entrare poi nel tema specifico elettorale, che ne pensate dell'operazione consumata ieri sera dal Presidente Oliverio, che ha detto arrivederci e grazie all'assessore Cisano al lavoro? Che ne pensate? Facciamo un rapido giro. Inizio io? Sì. Poi comincia. Vedo l'imbarazzo. No, sono imbarazzato. I socialisti sono imbarazzati? No, non credo. Gianluca Gallo imbarazzato? No, non credo. Ma io nelle parole del comunicato del Presidente Oliverio vedo il fallimento di questa esperienza dei tecnici, se tecnici li possiamo chiamare, perché io non amo l'ipocrisia, ma per una sorta di ipocrisia è risaputo, sanno tutti che questa giunta è stata composta con le varie segnalazioni dei politici. Ah sì. Mi pare ovvio, no? Anche lo stesso il racconto che c'è della Locisano, mi pare che sia stata indicata dalla politica a fare l'assessore. Mi meraviglio che il Presidente se ne sia accorto dopo 30 mesi dell'insufficienza. Sono tutte sue le responsabilità? Non credo, sia un collettivo, poi si governa insieme, uno ha la responsabilità di una delega, ma penso che, insomma, conoscendo pure il Presidente, che diciamo non è che sia uno che delega facilmente, è anche un po', diciamo, autoritario, tant'è che lui detiene 8 deleghe, detiene i fondi comunitari, detiene l'agricoltura, detiene la cultura, e la sanità, chi più ne ha più ne metta. È chiaro che, per come è stata posta, mi pare che ci sia una palese scelta di cambiare registro rispetto a questa giunta dei tecnici. Mi pare che sia l'emblema di un fallimento di questa esperienza. Quindi aspetta nei prossimi giorni una rivisitazione complessiva, generale? Ma non lo so, io penso che ci sia bisogno di una ripartenza in Calabria. Io do un giudizio negativo di questa esperienza. Ma l'assessore Rizzo si fa fotografare mentre partecipa? Sì, vabbè, ma non solo l'assessore Rizzo, per la verità. No, vabbè, abbiamo avuto due consiglieri regionali che... Bova e Nucera, che sono passati con libere uguali, mi pare, insomma, non è di poco conto, però la cosa che io avverto, anche rispetto all'opinione pubblica, che o c'è una ripartenza di questa esperienza, perché se ne sente il bisogno, perché io vedo che i dati negativi sono sotto gli occhi di tutti. E se dovessero richiamare Guccione? No, Guccione non è disponibile, l'ho detto all'inizio, Guccione non era disponibile. Perché è stato tradito il mandato popolare, perché Olivieri è stato eletto contro la volontà di Renzi, perché noi abbiamo imposto le primarie a Renzi, Renzi non lo voleva, abbiamo messo al centro la Calabria, Oliverio è vittima, anche il passaggio suo nei confronti di Renzi, tutto legittimo, da Bersani a Renzi, ma la cosa che più non è tollerabile è che si faccia finta che non è successo niente. Cioè, Oliverio a dicembre ci ha convocati dicendo che o gli davano la sanità o si sarebbe incatenato. È passato Natale, è passato Capodanno, è passata l'Epifania e non è successo niente. Questo non è possibile. Se diventiamo tutti, scusate la volgarità, popoi. O Oliverio si va a incatenare perché non gli hanno dato la sanità e né hanno intenzione di dargliela, o qua rischiamo che quando sentiranno a Roma di dire che siamo tutti calabresi metteranno a ridere. Siccome sulla sanità... Ma siete dello stesso partito, ma che significa voglio questo? Ricordare. E che significa? Significa che siamo lo stesso partito, mica siamo in una caserma. Siamo lo stesso partito, però c'è chi guarda le poltrone e chi guarda l'interesse della gente. Se Oliverio, caso unico in Italia, nella storia italiana, aveva deciso di incatenarsi sulla sanità e non l'ha fatto e non è successo niente, ci sarà un problema. Perché non l'ha fatto? Sentiamo invece Gianluca Gallo. Posso anche andare, perché il ruolo dell'opposizione lo fa Carlo Guccione, quindi a difendere credo la giunta regionale. Non so se lo puoi fare tu ma oggi. Non mi compete. Non compete nemmeno. Io non a faccio Luigi l'avvocato. Carlato. E allora cosa dire? Perché non si è incatenato? Io credo che quella sia stata una topica del presidente Oliverio, vale a dire
Prima il passaggio sulla Roccisano, rapidamente. Il passaggio sulla Roccisano è abbastanza chiaro. Io sono rientrato in consiglio lo scorso 6 novembre, il primo consiglio l'ho fatto il 14 novembre. Da quel momento, per il mio ruolo di opposizione, il ruolo che a me compete, quello dell'opposizione, ho segnalato alcune manchevolezze di questa giunta regionale. Combinazione, molte di esse erano tra le deleghe assegnate all'assessore Roccisano, dalla vicenda del trasferimento delle funzioni dei servizi sociali dalla regione ai comuni, alla vicenda bruttissima del mancato pagamento prima delle feste di Natale dei lavoratori in mobilità in deroga e a tante altre questioni sulle quali onestamente c'è stata inadeguatezza di quel dipartimento. Ieri sera ho avuto modo di commentare, Oliverio se ne accorge solo ora delle inadeguatezze della Roccisano, non legge nemmeno i giornali, vuol dire che è un presidente che sta fuori regione o sta anche su Marte. Ed è un aspetto sul quale secondo me interrogarsi, vale a dire una giunta tecnica che ha creato uno scollamento anche col Consiglio regionale. Io rientrato in Consiglio regionale ho notato un presidente molto solo che adotta, Carlo può confermare, io glielo contesto in ogni Consiglio regionale, la cultura della sfida, la sfida contro la maggioranza, la sfida contro la minoranza, la sfida contro il Presidente del Consiglio, in ogni circostanza, perché è un Presidente solo, credo abbia voluto essere, da quello che diceva anche Carlo Guccione, solo al comando di questa regione, e dopo 3 anni si avverte fisiologicamente la conseguenza di questa solitudine. Luigi Incarnato è allo stesso avviso? Ma intanto io volevo fare una premessa, che secondo me sia l'occasione per farla. Io avverto che ci sono... Non mi faccio dire nulla sulle catene. Adesso diciamo, arriviamo. No, vai. No, io penso una cosa, che vabbè, sulla vicenda di Roccisano credo che il Presidente, lo abbiamo detto in più occasioni, i poteri vengono assegnati al Presidente. Poi io sono convinto che in Calabria c'è bisogno di rivisitare i poteri, che così come sono non vanno bene. Sono d'accordo. Il Presidente della Regione ha un potere assoluto, non ci sono contrappesi, non ci sono contropoteri. Il fatto che ci sia stato consentito di fare gli assessori esterni è stato un potere in più che si dà in mano al Presidente. Questo dobbiamo dire. È un errore commesso dal Consiglio. E i consiglieri l'hanno votato, quindi non hanno titolo a parlare, perché hanno scelto di farsi... Quindi Guccione non ha titolo non a parlare. No, perché Guccione ha votato la modifica, dello statuto, cosa che non avrei mai votato. Non è un'accusa, Carlo. Ma dici passiva, che dici? Scusami, ma tu lo sai se c'ero io a votare? Non lo so. Se tu l'hai votata è sbagliata. Parla dei fatti che sai. Ma ti chiedo scusa, non è che è un'accusa a te, Carlo. No, dico parla dei fatti che sai, perché se tu dici bugie... No, non è una bugia, hanno votato lo statuto, hanno votato la modifica dello statuto. Che è una cosa che si può fare. Sì. Tu devi vedere chi è stato d'accordo e chi è stato contrario. Non lo sapevo, tu hai fatto conto. Vabbè, allora prendo atto che è stato contrario. Però è un potere che viene assegnato al Presidente della Regione, il che io non l'avrei votato quella modifica. Perché di fronte agli attuali sistemi... Ma Guccione non l'ha votato. Sono contento, non lo sapevo, ti chiedo scusa. No, uno è libero di farlo. No, sentiva puzza di bruciato. Cosa? No. Sentiva puzza di bruciato. No, io sono perché la legge nazionale che prevede l'elezione del Presidente della Giunta regionale deve essere profondamente modificata. Perché, perché è una legge autoritaria, consegna pieni poteri al Presidente della Regione. Io sono dell'avviso che... O è stato modificato, non è stato modificato. Il sistema dei poteri calabresi, così come gli altri poteri delle regioni, non sono equilibrati. Io questo sostengo. Per cui c'è bisogno di affrontare quali sono i poteri e i contropoteri, il che significa che il Presidente della Regione oggi ha pieni poteri per esercitarli pienamente. Per cui io non posso entrare nel merito delle scelte che fa il Presidente, sono i suoi poteri che può adottarli. Per cui la Roccisano, che è stata nominata prima dal Presidente della Regione e poi risollevata all'incarico, credo che sia una sua scelta, condivisibile o meno, non si può giudicare questa scelta. Io ritengo, siccome ho fatto l'assessore in Calabria, che fare l'assessore è un ruolo molto delicato, specialmente in una regione come la nostra, e il lavoro è un tema più delicato di altri lavori, altre deleghe. Per cui ritengo che ci sia bisogno. Ma Guccione. Ma infatti Guccione, lavoro, no? Quando ha fatto l'assessore al lavoro, io ho visto che c'era attorno all'assessorato che Guccione aveva messo in piedi un'attività molto frenetica, un'attività molto vivace, il che significa che c'era un inizio di un'attività
che aveva creato degli interessi, il che significa che c'era qualcosa che si muoveva. Poi è successo quello che è successo, per cui non è un tema che oggi, come dire, può essere riproposto in chiave di contro o a favore. C'è una valutazione che riguarda il Presidente della Regione su un assessorato che ha lavorato in questi mesi. Ormai è il passato. Detto ciò. È il passato questo. Detto ciò. Però bisogna fare l'esame di tutto quello che è successo. Ma non c'è dubbio. Questi 2 anni e mezzo, no? E non c'è dubbio. Poi alla fine. Però non vorrei che qua finisce che il Partito Democratico fa l'opposizione e fa la maggioranza, poi. Ah, fa posizione e maggioranza. Allora Guccione dobbiamo mettere d'accordo. In che senso? Ma non Guccione, chiede incarnato, il PD fa la maggioranza o fa l'opposizione? Il PD è maggioranza, ma però il PD è un partito che ha persone libere, che dà il bisogno e non ha bisogno, e alcuni non hanno bisogno delle prebende che il presidente di turno può dare. Invece altri hanno ricevuto prebende. Libero non sono. Il problema sono fatti oggettivi. La Calabria va bene. Io guardo i dati. Da 3 anni a questa parte la Calabria ha arretrato in tutti i settori. Occupazione, disoccupazione, crescita economica, sulla sanità e sulle altre questioni. Tutte di pertinenza dell'esperienza regionale. E bisogna essere oggettivi. Siccome non sono stato tenero con Scopelliti, posso essere tenero con il mio partito che governa male. Non lo posso essere tenero, anche perché i cittadini non sono stupidi, lo sanno. Anzi, possiamo dire che in Consiglio regionale c'è stata poca opposizione da parte di chi doveva essere predisposto all'opposizione. Quindi toccava l'opposizione. No, ma io ho visto che Gallo in queste poche sedute ha alzato il confronto, perché è il male della democrazia in Calabria, il problema è il consociativismo. È questa la questione vera, vogliamo affrontare la questione, è il consociativismo, cioè pezzi della maggioranza si mettono d'accordo con pezzi della minoranza e dell'opposizione. E allora in Calabria ormai sono diverse legislature che cambiano i suonatori, cambiano i partiti, cambiano le coalizioni, ma a governare sono le stesse forze e gli stessi interessi. Questo è successo con Scopelliti, sta succedendo pure con Oliverio, questo è il punto. E come si rompe questa spirale? Come la si bisogna rompe? Rompere il consociativismo. Ma come la si rompe questa? La si rompe facendo il proprio dovere. Noi siamo 30 consigli regionali. Io credo che sia un grande onore, con grande privilegio fare il consiglio regionale. E bisogna svolgere dei ruoli in maniera libera, vale a dire anche il ruolo di opposizione. Io ho avuto modo, rispondendo a un consiglio regionale, una dialettica giusta, ho sollevato la questione Lorica, il fatto che un altro Natale, un altro Capodanno sia passato senza che quegli impianti si attivassero. Mi ha risposto il collega Giudice Andrea, a sua volta ho risposto io dicendo i tempi dell'opposizione Materasso, i tempi dell'opposizione che fa Inciuci sono finiti, perché questo fa bene principalmente alla maggioranza, al Presidente, che è anche più stimolato rispetto ad alcune scelte, ma fa bene soprattutto ai calabresi. Però possiamo usare il linguaggio della verità fra di noi, perché altrimenti facciamo confusione. Io lascio il governo regionale nel 2010, esattamente ad aprile, e lascio in itinere, come centro-sinistra, un sacco di opere in attività, compreso il piano casa, 250 milioni di euro di investimento del sociale che portava una somma finale di 750 milioni di euro. Il piano casa viene interrotto a maggio del 2010, vero Guccione? Viene stravolto, a quel piano casa ancora dopo 7 anni ancora non è speso. Chiaro? No, su 2.159 alloggi da costruire, ne sono stati completati 191. Perfetto. Questo è il danno che hanno provocato. Tutto questo l'ha portato alla massa complessiva della Calabria. Abbiamo trovato una regione che dal giorno dopo che è andato su Scopelliti fino a quando è arrivato Oliverio è un disastro. È un disastro. Su questo non sono. No, fammi finire. Sì. Quindi abbiamo trovato gli ospedali programmati nel 2007 sono stati non attivati, bloccati. La diga dell'Esano, di cui si parla spesso, c'era la gara pronta per farla, l'hanno bloccata, hanno spostato i finanziamenti dei fondi POR e hanno messo i fondi FAS sono stati definanziati. Cioè, ma abbiamo... il riferimento è al centrodestra. Sì, abbiamo trovato una situazione devastante, dopodiché che Oliver abbia delle responsabilità, è normale che ce le ha le responsabilità, che sono quelle di non aver impresso alla parte burocratica, in modo particolare questa regione, un'accelerazione forte.
Anche perché, badate bene, io sono convinto che una parte di questa regione oggi, non attinge più a tante di quelle prebende che purtroppo abbiamo trovato negli anni scorsi, che è un fatto importante. Poi siamo riusciti a trasmettere questo messaggio, non lo so. Certo è che oggi la situazione dal punto di vista, diciamo, dei rapporti tra il dare e avere della regione è mutato. Su questo non ci sono dubbi. Poi ci sono responsabilità che riguardano le opere pubbliche, che riguarda il sistema delle acque, che riguarda la difesa del suolo, cioè tutti i tempi, gli ospedali. Io ne parlerei della sanità, per esempio. Ma perché... ne parliamo. Una battuta per il centro-destra, che non è una battuta per la pubblicità. Lui dice, diciamo la verità, perché fra di noi dobbiamo dirci, questa è la verità che conosci tu, vale a dire, io non sono avvocato d'ufficio del centrodestra o di quell'esperienza, perché peraltro è un'esperienza finita. Cucciolo è stato protagonista in queste cose, è un'esperienza finita quella di scoprire. Che aver bloccato non significa aver interrotto. Io non ti ho interrotto però, Luigi. No, scusa. Cioè, quella è un'esperienza finita, peraltro finita con la matita blu da parte dei calabresi che hanno dato il 60% ad Oliverio e solo il 23% alla coalizione centrodestra, quindi è stata punita, secondo me, oltre i demeriti. Io non so, sul piano casa, onestamente, non ricordo questi aspetti, ma quando mi parli di sanità, l'esperienza della quale tu eri assessore, tu non avevi delega alla sanità perché, come hai ricordato, avevi delega ai lavori pubblici, ricordo che è stata l'esperienza più devastante. Guccione, che è uno che i numeri, soprattutto in sanità, li conosce, e l'altro giorno abbiamo svolto il dibattito sulla sanità, sa che io ho enumerato una serie di cifre che sono devastanti dal 2007 al 2010, anni nei quali, Luigi, ti ricordo, con la sanità, non tu come Partito Socialista, ma altri facevano le liste, come nelle repubbliche centroafricane, si sono fatte le liste, ricordi una lista che si chiamava Autonomia e Diritti, si faceva attraverso la sanità. Questo accadeva nelle repubbliche centroafricane ed è accaduto in Calabria. Sono stati assunti migliaia di persone, ma non medici o infermieri, sono stati assunti persone come amministrativi nella sanità. E quell'esperienza è stata l'esperienza più devastante. Scopelliti ha avuto un merito, ha avuto il merito di intestarsi responsabilità che non aveva, l'ho detto anche in Consiglio regionale, è stato bravo in questo, perché Scopelliti, pensando in sei mesi, secondo me, forse in questo caso da dilettante, di risolvere la questione sanità in Calabria, allora erano gli anni del berlusconismo, il 2010, non si pensava mai che Berlusconi finisse, adesso è pure ricominciato, quindi immaginate che cosa è l'Italia, ma in quegli anni lui pensava come fitto di risolvere in sei mesi la questione sanità e quindi ha pensato, dice, che pensi me, e in sei mesi chiudo gli ospedali, risolvo alla mia maniera, senza ragionare con i territori, la questione sanità. Ecco, io non sono d'accordo nel dare responsabilità ad una parte, dico semplicemente, perché centrosinistra e centrodestra hanno governato in maniera equa nell'ultimo ventennio, dico semplicemente che non io, ma Guccione, che è un consigliere regionale del PD, ci ha detto di questa esperienza, non dell'esperienza Scopelliti, lui è stato capo dell'opposizione di fatto a Scopelliti, però ci ha detto Guccione che in questi tre anni la Calabria è andata indietro. Lo dice l'Istat, ma ce lo dice Guccione da consigliere regionale, dicendo la verità. E allora io su questi argomenti, noi che siamo classe dirigente, non possiamo sfuggire. Quell'esperienza è stata di Scopelliti, un'esperienza punita dai calabresi. Io mi auguro che ce ne siano di nuove, con nuove condizioni, nuove caratteristiche, alle quali faceva riferimento all'inizio Attilio. Cioè, Attilio dice, cosa è necessario per fare in modo che non ci siano più queste esperienze devastanti? E la domanda è iniziale. C'è un dato, perché io le cose nelle letture le faccio in base. Sì, la Corte dei Conti ci ha detto che la Calabria tra il 2007 e il 2013 ha perso 1,5 miliardi per la gestione dei fondi comunitari. Gestione centrodestra. 2007-2010? No. 2007-2013. Sì, ma 2010-2013. No, sì, e che poi si è portato fino al 2015, sono i due anni. Che fa Oliverio? Conferma tutti i dirigenti della programmazione, che erano quelli Scopelliti, che hanno fatto questo disastro. Sono là ancora, dopo tre anni, sono ancora là. Tre anni. E non c'è stata accelerazione della spesa. No, perché,
cioè la Corte dei Conti ma non ci dice è solo l'accelerazione della spesa, cioè, è la qualità della spesa. Ci dice come vengono spesi i fondi comunitari, cioè, 2007-2007, la Corte dei Conti ci dice la Calabria, per colpa di questi che hanno gestito i fondi comunitari in Calabria, abbiamo perso 1,5 miliardi. Che fa Oliveri? Li riconferma tutti. Che vuol dire che non c'è discontinuità col passato? Il consociativismo funziona ancora, è qui il problema. Noi affondiamolo. Scusate, perché adesso vado alla pubblicità, ma con questa situazione, con queste ombre. No, ombre, no? Sono dati di fatto. Sì, ho capito, ma sono sempre, si getta, come si dice, alla politica una, si dà una responsabilità di avere difficoltà ad operare il distinguo, nel senso che si lavora alla fine tutti per un unico obiettivo. L'obiettivo qual è? Non è certo la Calabria, perché mi pare che i risultati non sono lusinghieri, non lo erano ieri, non lo sono oggi, poi si dirà ma il peso di ieri, il peso di avantieri, ho capito, ci sta. Dopo tre anni non vale il discorso di dire che abbiamo trovato, dopo tre anni non le fai le cose. Ma adesso la gente però il 4 marzo, scusatemi, il 4 marzo deve andare a votare, va a votare, ammesso che vada a votare, ma sulla base di che cosa? Facendo, come dire, riflettendo su che cosa? Il dato nazionale incide? O incide più quello regionale, o incide la quotidianità che vive in una regione povera, disagiata, penso, che ha tanti problemi. Io penso una cosa. Mando la pubblicità però prima. Sì. Poi vi dico una cosa, Franco Sergio l'altro giorno seduto qui dice, vi devo dire una cosa, il consigliere regionale, noi non contiamo niente. Ha detto Franco Sergio, consigliere regionale. Discorso iniziale sui poteri della Presidenza. Niente, non possiamo incidere in nulla. E quando andiamo a prendere i voti dai nostri, quando andiamo a parlare con i nostri elettori, che cosa gli dobbiamo dire? Ci intestiamo una serie di difficoltà che ci sono, ma noi non abbiamo fatto niente, non abbiamo inciso, non abbiamo potere, non abbiamo praticamente la forza di intervenire sulle scelte che si fanno. Le scelte le fa, ha detto Franco Sergio, la Giunta e il Presidente. Noi non riusciamo ad intervenire sul nulla. Vi chiedo anche questo, proprio con la pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in diretta perché qual è l'argomento principale? No, no, gente che andava a votare. No, perché mentre in onda la pubblicità c'è stato uno scambio naturalmente di battute. Posso dire una cosa? Sì. Allora, siccome hanno fatto la battuta si fa la battuta sull'opposizione e sul governo. Io penso che tanti yes men che ci sono pure in consiglio regionale, dei miei colleghi, che poi sono bravi a fare la velina e a non avere coraggio di dire come la pensano, fanno da pandanna a questa situazione grave in cui si trova il centro-sinistra e questa esperienza di governo. Lo dico questo perché io ho sentito l'altro giorno fare retroscena sulla mancata candidatura fuga di Presta. Ma io sono stato chiamato, io posso parlare, perché io non sono schettino in politica. Cioè, questi signori avevano portato la nave insieme, che lui era responsabile della campagna elettorale insieme al PD, avevano portato la nave sugli scogli. Cioè, si sono accorti che a un certo punto, al seggio della elezione, non so, forse è arrivato il sondaggio, forse questioni familiari, Presta non era più candidato, anzi, hanno già iniziato la campagna elettorale, guardi, questo è un candidato del PD che dice di votare, aveva fatto già la propaganda, con Lucio Presta sindaco. Era già tutto pronto. Siccome io non sono uno schettino della politica, e a me Magorno mi aveva chiesto a settembre di candidarmi, quindi un anno prima. E io d'accordo, chiaramente. Certo, è vero. Mi chiamano da Roma per dirmi, devi salvarci perché è successo questo. Io non è che ho guardato ai miei interessi, tre giorni prima, perché in politica bisogna sentirsela. Certo. E non bisogna vedere se è già una sconfitta annunciata, tant'è che c'è stato testimone il fatto che già era iniziata la campagna elettorale per Lucio Presta. Trovo il partito senza la lista,
PD, senza le altre liste, senza un programma, in 3 giorni faccio 8 liste, metto in campo un programma e mi candido, sapendo di perdere, perché ho chiuso, avevo già 18 liste, gli era dato il tempo, 8 mesi fare le liste, era una partita. Ma in politica si fa così, perché anche un altro difetto della classe politica calabrese è di piegarsi, non il cittadino, il politico, di piegarsi al potente di turno. E anche quando sbaglia, non si ha il coraggio di dire queste cose. E io nel PD posso parlare, perché io, quando tutti gli altri sono scappati a Cosenza città, non parliamo di un comune piccolo, città capoluogo di provincia, e io mi sono preso sulle mie spalle il PD, a 3 giorni dalla presentazione delle liste. Quindi, questo giochetto opposizionale, io sono uno che le cose non le manda a dire, le dice, si assume delle responsabilità, perché ci tengo al mio partito e ci tengo anche a quella parte di elettori che ci hanno votato, che allora oggi si sentono traditi. Allora io sono andato alla manifestazione dei sindacati, alla Cittadella, perché sì, è sbagliato portare i sindacati CGIL, CGIL e GUIL sotto la Cittadella perché, per un mancato incontro. E lì c'erano molti elettori miei di Oliverio. E io ci sono, perché noi dobbiamo stare dalla parte dei lavoratori. Non è successo con Scopelliti che i sindacati hanno portato, hanno fatto uno sciopero di quella natura, una manifestazione di quella natura. Allora c'è un problema. Questo problema va affrontato. Perché io morire senza combattere non ci sto. Questo è il punto. Morire senza combattere non ci sto. E vedo che noi stiamo, rischiamo di morire senza combattere. E io su questa cosa non ci sto. Detto, questo è il punto. Questa cosa ti presta, perché non sono stato io l'artefice che ha rispolverato questo problema. Su Facebook ho scritto, se vedete Magorno chiedete che fine ha fatto Presta, il super candidato a sindaco di Cosenza. E questa cosa ha aperto una polemica. Io sostanzialmente cosa volevo dire, vista l'esperienza che abbiamo passato con Guccione, che è stato chiamato gli ultimi 3 giorni per mettersi in campo e fare la lista, io l'ho riconosciuto questo coraggio e questo merito di Carlo. A ridosso, chiaramente, in una fase difficile che avremmo potuto gestire meglio la partita. L'ho citato perché non vorrei ritrovarmi, ed è un modo anche per rispondere alla sua domanda. Siccome in Italia c'è ormai un'onda populistica che è impressionante, e io quando guardo Gallo, Guccione, lo stesso Berlusconi, io mi sento più tranquillo, perché abbiamo a che fare comunque con delle persone che hanno un'etica, hanno una politica, non sono soggetti a rischio. Torniamo su Presta. Io ho detto sostanzialmente al PD e quindi a Magorno, il sistema elettorale oggi calabrese, così nazionale, prevede un abbinamento tra i collegi maggioritari e il proporzionale, tecnicamente legato il maggioritario al proporzionale. Mettiamo persone riconducibili politicamente e territorialmente, che siano capaci di trasmettere al territorio dei messaggi, che siano rappresentanti di quel territorio. Se così non è, noi falliamo. Quindi non possiamo portare i Presta di turno sui collegi perché qualcuno decide. Questo è il messaggio che ho lanciato io a Magorno, che penso condividiate tutti. Ma nella riunione che... No, è uscito questo messaggio molto sottile, che è stato interpretato male, come se accusassi Presta. Presta ha abbandonato il campo. Chi dice per motivi personali, chi dice per motivi di sondaggi, io questo non lo so. Sta di fatto che ci ha lasciato a 3 giorni dal voto, in quelle condizioni. Per cui oggi l'ondata populistica... Sì, ma oggi bisogna scegliere i candidati, bisogna che i candidati mettano la faccia, bisogna dire alla gente, che quello che io farò è A, B, allora, C, non basta più, impegnerò, farò, vedrò. Noi qui abbiamo situazioni difficili. Io sono convinto del contrario questa volta, che non c'è un programma che vince o i contenuti che vincono. No, l'uomo che ci mette la faccia oggi, dice io rispondo di quello che oggi sono preoccupato che l'ondata populistica prevale sulla ragione. E questo è un brutto segnale che in Italia io avverto. L'abbattimento dell'affluenza, da un lato, e la gente che andrà a votare contro il sistema, perché è contro il sistema, io sono preoccupato. Perché la fine di questo percorso, sapete qual è? Che c'è un risveglio alla Mussolini. Poi vedrete, perché si sta maturando in Italia, maturando in Italia oggi il convincimento che bisogna zerare tutto. Tanti anticorpi. Ma io me lo auguro che ha ragione lei. Io sono preoccupato. Come tutte quante le altre, si presenta.
e poi se i cittadini vogliono votare sono liberi di votare. L'importante, voglio dire, è che ci sia un'espressione di voto. Però lei faceva riferimento ai partiti prima. Io non vedo partiti oggi in grado di trasferire questo messaggio all'Italia. I partiti vivono una stagione di grandissime difficoltà, certo. Sono tutti ormai in fase di smembramento rispetto a quella che era l'idea originaria, vanno cambiate, è cambiata la società, la politica, i partiti non possono rimanere ancorati a ieri, se no sono fuori dalla storia, o non è così. Chiaro, i partiti sono in mantiene momento ancora di grande... queste rigide cose, riunisce il comitato centrale. No, decide, sono in grande difficoltà, decide, peraltro, territorio e territorio, peraltro, territorio, i leader, territori sono esclusi. Non parla mai, non sono esclusi dalle valutazioni, ma sono state è la conseguenza devastante di questi dove dieci anni le di questi dieci anni di, a Roma, ma di questi allora, dieci anni di legge elettorale che dopo il Mattarellum con il Porcellum ha allontanato di fatto il livello politico nazionale dai territori, perché non ha dato la possibilità. Credo che questa legge elettorale in parte recuperi, almeno diciamo con un Mattarellum rovesciato, recuperi minimamente un legame fra l'eletto e il territorio, e quindi l'eletto si sentirà vincolato ad andare a Roma, mi auguro, per fare battaglie per il territorio. Ma perché tutti cercano il listino allora? Ma non lo so perché tutti cercano il listino, perché probabilmente il listino dà più sicurezza, e perché magari andare a lottare nei collegi l'abitudine. È molto, sì, ma dopo dieci anni, dal 2006 ad oggi, sono 12 anni di legge elettorale in cui bastava essere collocato dalla cancelleria del proprio partito, dal segretario del proprio partito, in una lista per essere eletto. E quindi oggi non c'era... mettere la faccia. Oggi c'è, devi mettere c'è, la oggi faccia, c'è, oggi devi incontrare i cittadini e devi raccontargli come funzionano. Bisogno cose. Di lottare nei collegi e di ragionare, e credo che questo faccia bene alla politica prima di tutto, perché certo. La conseguenza alla quale faceva riferimento Luigi, vale a dire di questo allontanamento della gente dalla politica, è conseguenza, a mio avviso, del Porcellum, vale a dire, poiché la gente non si riconosce nella propria classe dirigente, come invece accade in regione dove noi andiamo alla ricerca delle preferenze, come accade, io sono stato sindaco, come accade quando uno è sindaco, che è la prima interfaccia di ogni cittadino su qualsiasi problematica, anche di quelle di rilievo regionale e nazionale, beh, ecco, è chiaro che la gente si allontana dalla politica, e le conseguenze sono anche il Movimento 5 Stelle o anche altri movimenti. Vedevo sul Corriere della Calabria oggi un'immagine di una riunione di un nuovo movimento che si chiama, mi pare, Potere al Popolo, in un cinema stragremito con 400 persone. E credo che i partiti tradizionali abbiano grande difficoltà a mettere insieme tante persone, a meno che non è il consigliere regionale che fa una riunione con i suoi 300, 400, 500 amici e riesce in qualche modo a metterli insieme. I partiti tradizionali con diciamo il loro schema e la loro organizzazione hanno grandi difficoltà a mettere insieme questo, anche perché nel corso degli anni gli stessi partiti si sono dimostrati non insufficienti ad affrontare la gravità delle problematiche del paese e della regione. Carlo Cuccioni, Gianluca Gallo è ancora tra coloro che sono sospesi, non è ancora deciso dove posizionarsi. Poi sono al centrodestra. Dove lo vede posizionato? Forza Italia? No, è nel centrodestra, diciamo, è per le cose che. Facciamo scegliere. Per le cose che ha detto in consiglio, io valuto le persone per quello che dicono. E che ha detto il consiglio regionale? Per quello che regionale, lui si è posizionato su una posizione di forte opposizione a questa esperienza regionale. Ovviamente è un solco che è la sua tradizione, lui è un dirigente politico di centro, ha fatto un'esperienza positiva secondo me nell'UDC, e lui oggi rispetto a quello che si sta evolvendo in Italia mantiene una sua coerenza, che non è una cosa di poco conto in politica. Aveva messo in piedi un movimento. Non è una movimento cosa... che si chiama Calabria, no. Che vuoi. E adesso? Che farà questo movimento? Che ancora è assolutamente in essere come movimento. Non abbiamo ancora deciso di aderire a nessuno dei partiti del centrodestra. C'è un dialogo aperto con Forza Italia, ma come ci sono anche altri dialoghi aperti. Quello con Forza Italia è un dialogo aperto da tempo. È una pratica avviata. D'altro canto, io... onestamente fui candidato in quella lista che era Casa della Libertà, che è una lista satellite in quella circostanza una lista satellite di Forza Italia, dopo, e io l'ho detto in consiglio regionale facendo ammenda,
Luigi, Carlo ne è testimone, dopo aver inseguito Oliverio come un DC per mesi, perché noi nel 2014, cercando di recuperare l'esperienza nazionale, inseguimmo Oliverio per mesi, lo aiutammo anche alle primarie, l'ho detto anche in, in consiglio regionale. E di quella esperienza, che è stata un'esperienza che durò un paio di mesi, perché durò il settembre e l'ottobre del, del 2014, io ho fatto ammenda, perché ho detto abbiamo sbagliato tutto, abbiamo creduto nell'uomo Oliverio e abbiamo sbagliato tutto in quella circostanza. L'ho detto al primo consiglio regionale, l'ho ribadito anche perché nell'ultimo consiglio regionale Oliverio si è un po' arrabbiato per alcune mie osservazioni, ha parlato anche di meschinità, di meschinerie, insomma, di risentimenti. Io invece ho detto, Presidente, noi dobbiamo solo darti ringraziamenti per come tu ti sei comportato con noi, perché oggi ci dai vitalità e ci dai la possibilità anche di sopravvivere in un'esperienza antitetica rispetto alla tua. Quindi non, risentimenti, ma ringraziamenti, perché altrimenti avrei rischiato, io forse avrei avuto come Carlo Cuccione un po' di esperienze in più, di fare la fine di altri consigli regionali che nel centrosinistra o in quelle esperienze, sia pure magari io da indipendente come UDC, non avevano la capacità e hanno dichiarato di non avere la capacità di interagire e interloquire. Non si candida in queste... No, io non mi candido, nonostante qualche pressione, ma ritengo di non candidarmi. Io sono... noi siamo un collettivo, quindi non ci sono candidature individuali. Se io penso, che se qualcuno pensa di candidare e di fare la Margherita, o viceversa di fare i vecchi DS, io credo che il PD dovrebbe mettere in campo tutte le sue forze migliori, le forze plurali, e cercare sui territori di costruire alleanze che gli permettono di essere competitivi. Però non vedo questa ancora questa non ne avete parlato, consapevolezza. Non io non sono stato chiamato da nessuno. Non mai una riunione per preparare la fase elettorale? Non c'è nessuna riunione. Ho letto che Magorno si è incontrato con Incarnato e con D'Ascola, però non ho capito anche il senso di questo. Magorno ma Incarnato è D'Ascola? È D'Ascola, sì. Che senso, dice Buccione? Che significato? Io ho chiesto un incontro a Magorno come segretario del Partito Socialista, a Magorno. E quindi in quell'occasione c'era D'Ascola, ci siamo incontrati con D'Ascola. Ah, io non ho capito che era nel 1903. Sì, dopo si è trasformato nel 1903, però io... Ho chiuso in conto al PD perché, essendo alleati col PD nazionalmente, ritenevamo giusto sollecitare al Partito Comunista una discussione sui collegi non nominati, perché riteniamo che nel principio dato della legge elettorale, se scegliamo e condividiamo i candidati, forse si fa una cosa utile. Voi quanti collegi avete chiesto al PD? No, noi abbiamo chiesto al Partito Democratico che in Calabria vorremmo concorrere nei collegi non nominali, laddove è necessaria la nostra presenza, se c'è bisogno della nostra presenza. Se così non sarà, vedremo. Io credo che non conviene almeno a PD fare su 12 collegi tutto il Partito Democratico. Guardi, la mozione Orlando, non la coalizione. La mozione Orlando in Calabria ha preso il 20%, in provincia di Cosenza abbiamo preso il 37,5%. Credo che il buon senso vorrebbe che qualcuno chiedesse se c'è qualcuno disponibile a dare una mano. Ad oggi nessuno ha detto nulla, nessuno ha chiesto nulla. No, erano state fatte le consultazioni, ma sono state bloccate dopo la seconda consultazione, perché forse i nomi che stavano uscendo non erano graditi. Come c'è? Hanno iniziato a fare le consultazioni in Calabria. Ma che gli avrei fatto il Presidente? Tu? No, tu, che gli avrei fatto? Niente. E allora perché? Ma il Presidente è di Collenzi, mica decide i candidati di Orlando. Uscivano nomi e Renziano no? No, chi? Io Oliverio. Io che lo sappia sì, Renziano. Se non ha cambiato non lo so. No, non credo. Perché vedo che tutti aderiscono, tutti gli uomini vicini a Oliverio aderiscono come si chiama? Libero Uguale, anche membri della giunta tecnica, assessore. Larizzo, stai parlando della Larizzo. E quindi è stata mandata in avascoperta? No, non penso. Questa è una notizia. Non lo so. No, io non penso. Io registro, cioè un assessore tecnico. Ma ne stiamo parlando noi, ma il cronista questa notizia non l'ha accolta. Un assessore tecnico, insomma, che va all'Assemblea Nazionale Fondativa di Liberi Uguali, un assessore tecnico, una giunta tecnica. Con grande tranquillità. Con grande tranquillità.
Però stiamo parlando di un mondo che tutto è possibile. Sì, una volta sarebbe successo questo. Io, assessore tecnico, se faccio una scelta politica mi devo dimettere dalla giunta. Perché ho fatto una scelta politica. Però Oliverio non gliel'ha chiesto. O dico ad Oliverio, io faccio una scelta politica. Oppure io posso fare il cattivo. O poi ti mando un segnale. Posso fare il cattivo, perché questa cosa l'ho già detta. Beh, a me sembra, ma questo poi non lo vedremo, che l'operazione delle catene, vale a dire l'aver millantato di incatenarsi propedeutica davanti a Palazzo Chigi, sia un'operazione propedeutica al presidente per fare cosa diversa dall'adesione al PD, quindi per lasciare il PD. Voglio essere cattivo. Abbiamo un esponente del PD, lo voglio possiamo chiedere cattivo. All'esponente del PD. Però potrebbe anche essere se ma lo possiamo, questo non avremmo sbagliato. Lo possiamo chiedere all'esponente. Ma mi pare che allora, gli faccio la domanda, faccia la domanda all'esponente del PD. Io l'ho detto in maniera chiara. Io registro. Guccione l'ha detto in politichese. No, in politichese. No, politichese. Tecnico, traduciamolo. Allora, traduciamo. La giunta è tecnica. Scopro che la Rocisano è stata indicata da assessore da Tizio Caio e Sembroni. Vabbè, che sono da politici. Chi? Da chi? De Gaetano e Sabino Meo. Così è uscito sul giornale, l'ha detto lei. Ah, sì, tutto, sì, vabbè, sì. No, l'ha detto lei. Domani pare che faccia una conferenza. Sì, vediamo domani che dice. E scopro che Larizzo è assessore tecnico in carica. Indicata da chi? Non lo so da chi. Ha aderito a un gruppo moderato, ha aderito a Libero Uguale, che si contrappone al Partito Democratico, che non va all'alleanza né in Lombardia e né nel Lazio alle regionali di marzo. È assessore in carica. C'è qualcosa che non quadra politicamente. Cioè, questo crea confusione, scusate. Lo crea PD, lo crea tutti gli altri. Nell'operazione delle bussole, delle catene, o Oliverio ha perso la bussola o sta pensando lontano. Incarnato, che dici di questo? Ma io do un'altra chiave di lettura. Andiamo all'altra chiave di lettura. La terza chiave che di lettura. Che secondo me è la seguente. Innanzitutto c'è bisogno di fare chiarezza in Calabria sulle responsabilità della sanità calabrese. Perché è vero che il Presidente della Regione Calabria ha nominato i 5 manager cosiddetti delle ASP. No, sono un po' di più. E 5 sono. No. Cosenza, Catanzaro. No, Poi ci sono le ASP. No, le aziende sanitarie sono quelle. Le aziende ospedaliere. Le ASP sono 5, poi abbiamo più le aziende ospedaliere. Che voleva cacciare Oliverio, perché se passava... No, l'andamento Mirabella sarebbero decaduti. Non sai l'ultima, non sai l'ultima, perché praticamente quella sull'azienda consiglio, unica regionale. Nel momento in cui dovevamo discutere di sanità, ci accingevamo a fare, io e Guccione, credendoci, l'azienda un dibattito sulla sanità, vedendo gli emendamenti collegato alla finanziaria, io scopro, l'aveva scoperto anche Guccione prima, ma non me l'aveva detto, ma ho scoperto per la mia parte un emendamento che aveva creato l'ASUR, l'azienda sanitaria unica regionale. Quindi di fatto, facendo un altro passo indietro rispetto anche al passo indietro che fu fatto quando si fecero le aziende sanitarie. La proposta Luzzo 2003, che allora, noi abbiamo bruciato. Le tre aziende sanitarie nacquero una sera in una riunione, all'hotel Eurolido, no? Una sera in riunione nacque l'idea di... O sbaglio, Guccione? Sbaglio? No. Non sbaglio. L'orario forse. del resto l'ho scritto nel mio libro. Era la mattina. Del resto l'ho scritto nel mio libro. Siamo d'accordo che la sanità non funziona in Calabria. Ma in questo modo credo che funzionerebbe peggio. No, siamo facciamo d'accordo. Un centro di spesa unico regionale anziché una agenzia di controllo. Sì, ma torniamo all'interpretazione. Dopodiché non rispondi perché tu stai parlando di sanità e stai deviando. Rispetto a quello che diceva lui. Poi mi avete interrotto voi. Io stavo andando alla risposta. Hai capito? Dall'inizio sembrava essere che voi foste due contro uno, ma noi siamo due contro uno. No, non è vero. stiamo dicendo le cose liberamente. Oliverio ha fatto una giunta di tecnici estremisti. Cioè, estremiste? Cioè, uno che se ne va con Ferdinando e Fratto Gianni, con la Falcone, con chi c'era? I Sella.
e diventa un assessore, cade lì. Ho capito, sono tecnici e sinistri. Un fatto serio. Di estrema sinistra. Oppure ha riconosciuto una delega a Nucera. Con la giunta Loiero c'è la rifondazione comunista. Sì, sì, ho capito. No, non stiamo parlando di una giunta, nasce come giunta tecnica. Ma ho scoperto che un assessore, forse due assessori, aderiscono. Pure due, e l'altro chi è? Non lo so, così dicono. No, dobbiamo saperlo, su quale può essere questa. Qual è questa? Io posso... Mi trovo di fronte a una regione governata da una giunta tecnica con esponenti dell'estrema sinistra italiana, mi fa piacere. Io penso che noi dobbiamo essere più rigorosi, però. Se siamo più rigorosi tutti forse riusciamo anche a dare un contributo al dibattito. Io credo che noi dobbiamo. Quindi dobbiamo. Due assessori aderiranno. A liberi e uguali. Una già, l'altra arriverà. Penso di sì, se non ci sono altre sorprese. Comunque, io credo che la politica nazionale si vada adeguando rispetto a quello che è il nuovo sistema elettorale, perché il nuovo sistema elettorale esige anche una nuova, tra virgolette, parcellizzazione, ricostruendo la sinistra, ricostruendo la destra, ricostruendo... Posso fare un'osservazione? Un paese che negli ultimi 20 anni cambia legge elettorale ridosso alle elezioni. Non è un paese serio. Ma questo è una questione. Non abbiamo una regola che il peggiore è stato il Porcellum, non c'è dubbio. Che ha tolto al Parlamento il potere. Porcellum, che ha votato all'unanimità da tutto il Parlamento. Del potere economico, in 5 giorni. Abbiamo votato all'unanimità da tutto il Parlamento nel 2006. In 5 giorni. Nel 92. È il mercato finanziario che impone l'accelerazione sul monocraticismo. Ma Incarnato, se venisse chiesto di candidarsi? A me? Dipende dal collegio. Se un collegio si concorre, sì, altrimenti no. Devo essere egoista per la prima volta nella mia vita. Ma dobbiamo essere seri invece. Secondo me ha ragione Carlo Guccione in questo. Le battaglie politiche, quando si devono fare. E non si guarda la convenienza. Se in Calabria c'è un clima dove concordiamo tutti che c'è da fare una battaglia per far prevalere un progetto che riguarda il Paese, che riguarda la Regione, Incarnato è disponibilissimo. Se si tratta invece di trovare sistemazioni personali per posizioni interne al PD o per i socialisti e quant'altro, io credo che Incarnato non è disponibile, ma non solo Incarnato, i socialisti non sono disponibili, perché noi siamo un partito piccolo, ma siamo l'unico partito d'Italia che ancora si chiama PSI storicamente dopo 150 anni, così ci capiamo, non è che è un fatto di coerenza per dire forse siamo i migliori. Guccione era molto attento a questo ragionamento. Ma Guccione ha una storia politica e personale che è indiscutibilmente coerente. Ha subito una trasformazione perché purtroppo si è cambiato nel corso degli anni il DNA del suo partito. Questa è la verità. Almeno questo dobbiamo riconoscerlo, Carlo. E che è stato quell'elemento che ha destabilizzato la sinistra in Italia. Parliamoci chiaro. Non c'è più una sinistra in Italia perché è venuto a mancare il cuore pulsante di una sinistra che non ha la rivendicazione, ma abbiamo mutuato il populismo per abbattere Berlusconi. Questo è il dato che abbiamo fatto in 20 anni. E non è così che funziona. Creando poi Renzi, che è la cosa. Renzi è il figlio di questo sistema. Appunto, creando poi Renzi per battere Berlusconi. Non c'è dubbio, questo è il figlio del sistema dei 20 anni trascorsi. Non c'è dubbio. Ecco perché noi dobbiamo essere rigorosi con noi stessi innanzitutto. E pretende dagli altri rigore perché la politica deve essere alta e avere delle regole e delle etiche. Io chiedo a Guccione dove andrà a pescare il PD per scegliere i candidati. Ma mi auguro che. Che domanda. Mi auguro che il PD scelga candidati fortemente legati al territorio. Che cioè, abbiano... lei riconfermerebbe tutti gli uscenti. Questo è il giudizio che darà il Partito Nazionale rispetto a. Io mi auguro che ci sia la possibilità di avere candidati che sono fortemente legati al territorio, alla legge, che cioè, altrimenti non si è capito il valore di questa legge, perché corregge profondamente il Porcellum, cioè il candidato che è all'uninominale tira anche il candidato che è nel listino, e quello del listino in modo proporzionale alla coalizione porta i voti, quindi si sommano, cioè ci deve essere... E chi oggi può essere, diciamo, capace di essere votato è quello che ha un legame col territorio, altrimenti rischiamo veramente. Quindi di... la visibilità.
No, legame col territorio, che significa iniziativa, che significa presenza, che significa una storia. Certo, è ovvio. E poi mi auguro che nei listini si mettano personalità che danno il senso di un partito che si occupa della lotta alla mafia, che si occupa delle battaglie ambientaliste, che si occupa di battaglie che riguardano l'accoglienza, l'immigrazione, cioè un partito che sa raccogliere le esigenze del territorio, ma anche le grandi esperienze nazionali. Chi vince? Secondo me vince il centrodestra. Centrodestra? L'incarnato? Nessuno. Secondo me ci sarà una situazione in cui l'ingovernabilità sarà quello che prevarrà, diciamo. Io prevedo 5 Stelle il primo partito, ma non la prima coalizione. Per prassi, il Presidente della Repubblica dovrà dare l'incarico al primo partito e quindi darà l'incarico all'esponente. Sto diventando vecchio. All'esponente del primo partito. Poi non lo so che cosa io succederà. Io dico una cosa, che col sistema maggioritario e col rapporto mediatico prevarranno 3 scontri. M5 Stelle, centro-sinistra, PD e Forza Italia. Gli altri scompariranno. Abbiamo queste 3 visibilità forti che contenteranno tra loro le percentuali. Se così è, non vincerà nessuno. Ci sarà un'ingovernabilità. Ci sarà un'ingovernabilità. Io prevedo che ci sarà un accordo che farà Berlusconi con Renzi e faranno un governo dove prevarrà il cosiddetto partito della nazione. Se è vero quello che dici tu, non ci saranno i numeri, secondo me. Per fare un accordo PD Forza Italia, potrebbero non esserci i numeri. Non ci sono perché la Lega non ci sta con PD. Io non voglio essere cattivo perché altrimenti mi vesto troppo di una storia politica. Il 2008 io ho rifiutato il secondo posto alla Camera, propostomi da Veltroni, perché il mio partito è stato cacciato dal PD. Io ho detto no. Incarnato ha detto no. Il giorno dopo che si vota, ti devi fidare, ci saranno almeno 50-60 parlamentari pronti a vendersi con la maggioranza. Non abbiate dubbi su questo, perché non c'è più un'etica. E allora vuol stiamo dire parlando, che il centrodestra governerà 5 anni. Ma stiamo parlando di un sistema che ormai è sempre in vendita. Cioè non c'è e allora questo vuol dire che il centrodestra perché non ci sono più i partiti, le regole, cioè, altrimenti rischiamo... Perché il centrodestra ma è secondo, indubbio che scusatemi, sia secondo voi, se non c'è governabilità, se ne vanno a casa i parlamentari, si va a votare di nuovo. Ma, scusate. Solo quest'ultima legislatura che doveva durare 5 stelle, 2 mesi è durata 5 anni. 5 Stelle ma quest'ultima questo, legislatura doveva durare 2 mesi è durata 5 anni. Cioè, i numeri li faranno il giorno dopo. Non abbiate è anche vero, per essere accademici, che noi abbiamo prima criticato, anch'io, loro lo hanno fatto in maniera più diciamo, chiara, in maniera più velata, questo sistema elettorale regionale in Calabria, che dà troppi poteri al Presidente rispetto anche al Consiglio regionale. Però è anche vero che questo è un sistema che dà stabilità, bisogna stabilire dei contrappesi rispetto al Presidente della Regione. Però è anche un sistema democratico basato sulle preferenze, la scelta, il rapporto con i territori. Mentre il sistema nazionale ancora oggi presenta dei deficit nel rapporto fra il cittadino elettore e chi lo governa. Allora bisogna correggerlo ulteriormente, anche se un passo in avanti rispetto al Porcellum credo sia stato fatto, ma bisogna correggerlo ulteriormente per il ritorno alla politica nell'interesse dei cittadini ma anche della politica stessa. È mancato, stessa. Scusami, il rapporto tra il sistema elettorale, la rappresentatività del Parlamento e la modifica costituzionale, perché la Costituzione lascia il mandato libero. Cioè sì, invece oggi faccio le coalizioni, ci deve essere un vincolo alla coalizione, quindi la modifica è obbligatorio dalla Costituzione, altrimenti che parliamo? Cioè, io sono libero di fare quello che voglio appena ho il mio mandato elettivo. Bene. E questo succederà. Chiaro. Quando verranno scelti questi candidati? Per la settimana prossima. Per il PD domani c'è una riunione con il segretario regionale Renzi. Definitiva? Credo che stabiliranno il percorso. Secondo me la settimana prossima. Cioè cominceranno a 19, fare. Io so questo, che c'è questa riunione, che cominceranno a fare un percorso, quindi si avvieranno... Ma voi consiglieri regionali siete stati chiamati per raccontarvi? Io ho detto di no, io no. No. Non so gli altri, ma credo anche gli altri. Del centrodestra nemmeno, no? No, qualche telefonata. Ma... Che ha detto no?
Ma io vorrei fare il consigliere regionale perché alla fine si candida. Il rapporto col territorio, ritengo alla di fine no. Si candida. Ritengo di no. Sarebbe un buon parlamentare. Speriamo di che io possa continuare a fare questo percorso. A me piace il rapporto col territorio. Io però Guccione deve andare parlamentare. Io quantomeno entro in consiglio Franz Caruso, socialista. Socialista. Ma non si candida. Non è detto. No. Non ha detto che non si candida. Ha detto un'altra cosa. Candidarsi o non candidarsi, non è questo, non deve diventare un dilemma. A me piace stare nei processi politici e nei progetti politici. Se c'è, c'è. E allo Stato c'è io questo. Sto bene dove sono. Allo Stato c'è questo. Sto bene dove sono. Ma allo Stato c'è questo progetto, questo progetto politico che lei immagina c'è? Sto bene dove sono. Vabbè. Grazie per essere stati con me. Noi ci vediamo domani. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.